Ma vediamo le fasi di lancio con Scarface Thor che parte favorito. Lo scatto da parte di Sassenian Spritz che in poche battute riesce a convergere la corda superando Sparkim Lira, mentre più indietro dovrebbe essere Suomi dei Daltri, 200 iniziali in 14,7 per Sassenian Spritz e Nando Pisacane che vanno subito via di lena. In seconda posizione Sparkim Lira, poi Suomi dei Daltri, Salk Lake G e via via tutti gli altri. Conduce quindi Nando Pisacane che completa i 400 iniziali in 32, mantiene il ritmo sollecito, 15,5 il secondo parziale. La quarta posizione alla corda è per Sandro che segue direttamente le mosse di Suomi dei Daltri, mentre per corsie esterne prova ad avanzare Sabrimar. Dopo l'ottimo debutto modenese, 46,6 intanto i 600, Sabrimar si avvicina, ma è ancora al centrogruppo. Quando i cavalli hanno completato 750 metri di gara, sempre condotti da Sassenia Spritz, che ha in schiena Sparkim Lira. 800 in 1,1 e 7, 15,1 davanti alle tribune, c'è la terza ruota ora per Smith dei Greppi. Smith cerca di superare Sabrimar, che lo contiene comunque, mentre in terza posizione in corda, con qualche difficoltà a seguire l'andatura, c'è sempre Suomi dei Daltri. Intanto il chilometro in 1,17 per Sassenia Spritz, che si mantiene in vantaggio su Sparkim Lira. Poi vediamo ancora Sabrimar, più indietro Suomi dei Daltri. Intanto arriva il paletto dei 400 finali con Sassenia Spritz che non si lascia avvicinare. C'è ora lo scatto a centropista di Scarface Thor che viene via con decisione a 300 dalla conclusione. Scarface Thor si lancia su Sassenia Spritz che ha sempre in schiena Sparkim Lira, gli altri lontani. Completamento della curva finale, ingresso addirittura d'arrivo con Scarface Thor che sta attaccando con decisione. Scarface insiste su Sassenia che si difende. Finale con Scarface Thor che ha comunque le battute migliori. Passa su Sassenia Spritz e vince sulla stessa, mentre al terzo finisce ancora Sparkim Lira. Quarto dovrebbe essere Simba Jet, poi Sandro. Questo è l'ordine d'arrivo. 1,16 il ragguaglio conclusivo. E la prima vittoria dunque per Gasparello Verde, che porta al successo Scarface Thor. Con gran allungo finale si fa notare sulla curva conclusiva, impegna Sassenia Spritz che Nando Pisacane cerca di tenere comunque ben sveglia fino al palo, ma passa già ai 50 finali. Scarface Thor e vince di una lunghezza sull'avversaria. 1,16 il ragguaglio conclusivo, i primi 10 punti per Gaspare Loverde.